Ciao a tutti ragazzi, buona domenica. Oggi sono di nuovo qui per parlarvi di amici. Non credevo che sarei arrivata a registrare un terzo video sull'argomento, ma ad ogni puntata succedono cose sempre più improponibili e quindi non riesco proprio ad esimermi dal farlo. Dunque, partiamo dalla notizia che ieri ha sconvolto il web. Pare che mercoledì verrà registrata una puntata speciale e si dice in giro, anche se non è certo, che siccome saranno presenti tutti gli eliminati fino a questo momento, potrebbe esserci un ripescaggio. Devo dire che quando ho sentito la notizia, prima di sapere che ad Alessio era stato offerto uno stage da David Parsons, ho pensato che questa scelta, mai vista in 15 anni di programma, servisse a placare gli animi dei fans giustamente arrabbiati a morte per l'andamento del programma fino a questo punto, specialmente poi per l'esito della puntata andata in onda ieri. Ora però comincio ad avere dei dubbi, anche perché con l'eliminazione di Chiara, avvenuta nel corso della registrazione di ieri sera, se rientrasse Alessio, i blu si ritroverebbero di nuovo ad un confronto 5 contro 2 e Ale dovrebbe confrontarsi per tutta la sera con ben tre ballerini. Tutto ciò mi fa pensare che possa rientrare un blu a supportare Sergio e Ale. E a questo punto io spererei che sia uno tra Cristiano e Patrizio, che come ho già detto e ripetuto sono i miei preferiti insieme ad Ale e ad Alessio. Però ciò non toglie che la situazione sia fuori da ogni logica. E quando vedo Emma e Elisa che si disperano per l'uscita di Alessio, benché siano state loro a non salvarlo, mi verrebbe da prendere a ceffoni, anzi da prendere a ceffoni chi li ha obbligati a fare questa scelta, perché onestamente non credo assolutamente che ci siano loro dietro alle decisioni. Io lo dico e lo ribadisco, questa eliminazione non l'ho proprio capita. Non mi si dica che Alessia è stato mandato al ballottaggio per un discorso di strategia perché era ritenuto l'unico in grado di battere Ale. Perché nel momento in cui i blu hanno vinto una partita, considerando anche che nelle settimane precedenti erano usciti tre componenti della squadra, era abbastanza certo che avrebbero vinto la puntata. Non a caso Elisa piangeva già prima del ballottaggio e Emma ha fatto ad Alessio il classico discorso che si fa ad uno che ha già un piede fuori dalla porta. Qui non c'è stata una strategia. Non c'è stato un giocare d'azzardo, qui si è toppato e basta. E se vedo che è stato salvato Gabriele, mi pongo due semplici domande: sarà perché ad Alessio erano già state offerte delle possibilità e a Gabriele no? Sarà perché Alessio è meno raccomandato di Gabriele? Non lo so, ma qui c'è qualcuno che sicuramente non la racconta giusta. E passiamo al capitolo Chiara. Ora, io ho già detto che non l'amo particolarmente perché ritengo che abbia un timbro anonimo e un range limitato. Non nego di aver detto che a tratti, quando canta, mi appare lagnosa. Però ciò non toglie che Loredana Bertè sia una persona insensibile, cafona e ai limiti della crudeltà. Io trovo che il comportamento di una donna di oltre 60 anni che si scaglia in un modo così cattivo con una 19enne sia da censurare in toto a prescindere da tutto. La Bertè ritiene che per Chiara non ci sia posto nel panorama musicale italiano o internazionale. Ok, va benissimo, liberissima di pensarlo, ma c'è modo e modo di esprimere determinati pensieri, senza umiliare le persone in maniera gratuita. Tra l'altro, ritengo che Chiara, almeno nelle ultime settimane, sia stata una delle poche a cimentarsi anche in cose lontane da lei e mi sono trovata in accordo con Morgan quando ha affermato che nella prova performer sulla cover di Kylie Minogue lei si sia difesa molto bene, riuscendo in qualche modo a portare a casa una prova che per lei era impossibile per un milione di motivi. Non sarà mai Kylie Minogue, non può essere una bomba sexy a 19 anni, però l'ha fatta, in qualche modo l'ha conclusa in maniera dignitosa e quindi ripeto, questo accanimento mi sembra assolutamente eccessivo. E poi sinceramente ho trovato che la prova insieme a Fiorella Mannoia sia stata molto bella. Io non amo molto quando le canzoni vengono stravolte, però questa esecuzione a due voci, particolare, delicata, soave, ha fatto sì che due timbriche diverse si fondessero in maniera molto armonica e l'ho molto apprezzato, anche perché la Mannoia, si sa, è una che si dà molto ai giovani, è una che li consiglia, li aiuta, che sa stare loro accanto e mi piacerebbe vedere un'altra collaborazione tra le due in futuro. Al contrario, invece, ho trovato scorrettissimo che a questa povera creatura sia stata affiancato uno come Grignani, che si sa è notoriamente scostante. Si presenta negli studi quantomeno al ticcio, per non dire fatto ubriaco, non prova, quindi ovviamente non ha in mente i tagli e le divisioni e ha fatto sì che la performance fosse del tutto rovinata. Per fortuna si è preso la responsabilità, però ecco, in un momento in cui la squadra blu e soprattutto Chiara erano in difficoltà, avrei assolutamente evitato questo tipo di scelta. Se lui doveva autopromuoversi, tanto valeva che lo facesse esibendosi da solo e non con un allievo. Ora si sa che Chiara uscirà la prossima settimana e ripeto, per me non è un'eliminazione che io non riesco ad accettare, la trovo legittima, però nonostante questo trovo che le mancanze di rispetto nei confronti di questa ragazza siano state troppe e mi sono arrabbiata moltissimo con la Bertè nel momento in cui le ha rinfacciato
anche di aver pianto, perché non sarà la prima né l'ultima, e ogni riferimento a passato e presente non è puramente casuale. E una persona di 20 anni che subisce degli attacchi per settimane senza mai replicare, cosa assolutamente apprezzabile se pensiamo che l'anno scorso gente come Briga non accettava la minima critica, è normale che poi arrivi ad un punto in cui o scleri o ti metti a piangere, perciò anche questa cattiveria ulteriore non l'ho proprio gradito. Per il resto ho apprezzato molto tutte le performance di Sergio di ieri sera, tranne quella su Cambiare, perché vabbè, io adoravo Alex Baroni e nonostante abbia apprezzato che lui abbia cantato finalmente un intero pezzo in italiano, in quel caso non mi ha coinvolta più di tanto. Però comunque ci sono fatta per questa cover, ieri sera si è davvero superato. Ho amato tanto il suo inedito, ho amato molto l'esecuzione su Cry Baby, e una menzione speciale va poi alla primissima esibizione. L'ho adorata in toto. Ho trovato che la voce lirica di Vittorio Grigolo si fondesse perfettamente sia con Daniele che con Sergio, e questo tipo di esecuzione che veramente arriva al cuore è uno dei motivi per i quali io continuo a vedere questa edizione, che è forse la più schifosa di sempre. Anche la Rua mi piacciono, anche perché trovo che siano tre concorrenti che hanno fatto in questo serale uno dei migliori percorsi di crescita e ricerca, anche se continuo a pensare che Daniele, come gli è stato detto, a volte forzi troppo, e nonostante abbia una bella voce certe volte dovrebbe essere più soft, più pacato, perché rischia di strafare e andare fuori dal seminato, non proprio stonando, però non arrivando bene in profondità. Dovrebbe puntare secondo me più sull'emozione, l'energia va benissimo, ma soprattutto su determinati pezzi non dovrebbe gridare, dovrebbe puntare più su altro. Su Lele ormai non so più cosa dire, nel senso che inizialmente mi piaceva, ho già avuto modo di dirlo, ma trovo assurdo che arrivati a questo punto non sia mai andato al ballottaggio. Lui ha una timbrica che potrebbe essere potenzialmente interessante, ma non ha una grande estensione vocale, al serale non è minimamente cresciuto, l'inedito che ha presentato la settimana scorsa è a mio parere inconsistente, e se continuano a fargli coverizzare le canzoncine degli idoli delle bimbe minchia, c'è da farsi qualche domanda. Riguardo a Gabriele, sono contenta che ieri finalmente abbia fatto qualcosa al di là del continuare a toccarsi gioielli di famiglia, perché penso che a parte la coreografia di Profumo non abbia fatto quasi niente di grande spessore, ma onestamente, per quanto abbia un buon potenziale tecnico, lo ritengo inferiore sia ad Ale che ad Alessio, e anche in questo caso non capisco come sia possibile che non sia mai stato mandato al ballottaggio. E su Elodie non dico proprio niente, perché ho già detto e stradetto quello che penso di lei, e poi ieri comunque ha fatto il minimo sindacale, quindi non c'è proprio niente da dire. Arrivati a questo punto, per chi non l'avesse ancora capito, è palese che la preferenza della produzione sia per i bianchi, tanto come palese il mio tifo per i blu, soprattutto dopo l'eliminazione di Alessio e nonostante mi piacciono la Rua. Vedremo cosa succederà nel caso di questo eventuale ripescaggio, ma ritengo che chi permette queste pagliacciate dovrebbe andarsi a nascondere per la vergogna. Tra l'altro, dopo l'eliminazione di Chiara, che è molto forte sul web, non mi stupirei se dopo il ripescaggio, che a mio parere forse a questo punto potrebbe riportare dentro Cristiano, facessero subito fuori Sergio, perché è uno dei più forti sul web insieme a Chiara e ad Alessio, e quindi nella finale col televoto potrebbe risultare una minaccia un po' troppo grande per la vittoria già a tavolino di Elodie. Quindi staremo a vedere quello che succederà. Io sono sempre più delusa, ormai ripeto, continuo a vedere il programma più che altro perché mi piacciono determinate esibizioni, mi emoziono in certi momenti, però odio le bagarre, odio tutte le cavolate che siamo costretti a sentire di settimana in settimana, odio che tutto risulti così tanto studiato a tavolino, e veramente mi fa male vedere queste cose, come credo a tutti quanti voi. Io per adesso mi fermo qui, vi do appuntamento al prossimo video, che probabilmente uscirà domani e sarà una nuova recensione di Once Upon a Time. Se questo video vi è piaciuto, spolliciate verso l'alto. Se seguite Amici, fatemi sapere come la pensate con un commento. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!